eccoci. Stai lì, eh. Ok. Bene, allora in perfetto orario con la tabella di marcia, altrimenti nota come palinsesto. Ci colleghiamo a mezzogiorno in punto con Marco Stoppa, che è già ai nostri microfoni. Buongiorno Marco. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i colleghi. Allora, Marco Stoppa, è proprio il caso di dire, l'abbiamo tirato fuori dalle caverne. È qualche giorno che lo inseguiamo, telefono muto, Marco dove sei? Dice vabbè, ero in immersione speleo. Vabbè, insomma, al di là di questo sappiamo tutti, insomma, che Marco fa anche altro oltre all'edicolante. Io ho sempre avuto una curiosità nei confronti degli edicolanti, Marco, con te ne posso parlare, ma con tutti i clienti che arrivano ogni giorno a chiedervi del tempo, del non tempo, e fa freddo e fa caldo, cioè dovreste essere dei grandissimi esperti meteo, non è così? È vero, e l'abbiamo anche testato più volte. Ecco. Abbiamo due capacità subliminari, secondo me, i giornalai. Quello di saper condurre un argomento con il tuo cliente senza assolutamente sapere di quello di cui sta parlando, che non è cosa facile. E la seconda cosa, trovare sempre la condizione più positiva e non in condizione meteo, e quindi accontentare anche da questo punto di vista il cliente. E non è facile, questo si acquisisce con gli anni di esperienza. Certo, dice sì, piove, ma pioverà poco, vedrai, giusto? Esatto. Oppure ho commentato per più di mezz'ora azioni di partite mai viste in vita mia, ma alla fine ho avuto anche ragione, e quindi devo dire è stata un'esperienza interessante. È vero, è capitato anche a me, lo devo svelare, con Aldo Esposito, se mi ascolta sicuramente manderà l'autorità giudiziaria a prelevarmi. Allora, con Aldo Esposito l'altro giorno è successo, io la finale del Portogallo non l'avevo vista, mi ero però diligentemente informato sui giornali, e quindi sono riuscito a stare un po' nel segno del dibattito radiofonico con Aldo, che invece è sempre puntuale, si documenta fino al millimetro, e in effetti è vero quello che tu dici, cioè bisogna avere un po' questa capacità di affabulazione, e gli edicolanti ne sono un po' i sacerdoti, sicuramente, cioè su argomenti non troppo impegnativi, insomma, bisogna dimostrare di saper tenere almeno la conversazione. Beh, diventi psicologo volente o nolente, perché alla fine devi capire dal solo movimento del sopracciglio del tuo cliente se ciò che stai dicendo è di suo gradimento o no, e esatto. Quindi correggere quello che stai dicendo, perché sai, potrebbe aprirsi una crisi diplomatica di difficile gestione. Ma anche perché... Anche perché c'è una verità da dire, Marco, che chi va in edicola e come dire, invita alla conversazione, ha voglia di parlare, ha voglia di dire più che di ascoltare. E quindi, assolutamente. Ecco, e quindi bisogna avere un po' questa capacità di tirar fuori gli argomenti. Sicuramente avrai tanti episodi di cui raccontare, magari nel mentre della nostra conversazione ci pensi, e poi li tireremo fuori nel corso, appunto, del colloquio. Ma insomma, io volevo invece farti un'altra domanda che riguarda, appunto, gli edicolanti, questo settore della distribuzione che non finisce mai di dar pena. La vicenda di Reggio Calabria, di cui parleremo, insomma, nei prossimi giorni, abbiamo avuto alcune avvisaglie che tra l'altro abbiamo postato nella nostra bacheca, è veramente inquietante. Cioè, nonostante le lettere, le proteste, domani ci sarà un'assemblea a Reggio Calabria, nel cambio di distributore si sono tutti eclissati, cioè non c'è più un interlocutore con cui parlare, intanto i distributori fanno i loro comodi. Io mi chiedo, appunto, come sia possibile, te lo chiedo a te, nel senso dall'insieme della tua esperienza, ecco, se hai trovato casi così estremi o se invece c'è da aspettarsi di peggio.
Beh, allora, uno dei punti dolenti che deve sempre gestire un rappresentante sindacale come siamo noi è proprio quel delicatissimo rapporto di amore e odio che ci deve essere, che ci piaccia o no, con il nostro, con i nostri distributori locali. Ti di conto che nella realtà di Novara il distributore è uno solo e quindi diventa come il tuo Deus ex machina, cioè in un modo o in un altro diventa un colpo che devi continuare a gestire tutti i giorni. E la cosa migliore, anche per le esperienze fatte negli anni scorsi, non è avere una guerra tutti i giorni, ma tante piccole battaglie che te lo rendono amico. Che non vuol dire essere condiscendente, vuol dire cercare di trovare una strada di ragionamento comune. Tutti abbiamo interessi in questo settore, perché è così, non stiamo cercando di essere iscritti nel registro dei martiri dell'editoria, dobbiamo lavorare e campare tutti. La difficoltà però è, e non è sempre facile, sono il primo io a dirlo, sia per le difficoltà che tutti i giorni viviamo, che ci rendono effettivamente un pochino più introversi sotto alcuni aspetti e quindi ti rendono meno disposto al colloquio. Ma lì forse interviene la capacità e la volontà anche di quella che è la definizione proprio di sindacato e di interesse di una categoria, di invece di superare questo aspetto, cercare di trovare quel poco, tanto, mettiamolo così, di positivo che ci può essere anche nel tuo interlocutore. Nel caso del distributore, noi sappiamo che dobbiamo per forza avere un rapporto con lui, perché comunque è lui la sorgente di ciò che noi vendiamo, che ci piaccia o no, ma come stanno le cose oggi. E certo. Non ci sa bene come saranno domani. Però certo. Sicuramente il fatto che quando c'è un cambio di distributore, che effettivamente è un evento, passami il termine, traumatico da un certo punto di vista, perché comunque hai costruito dei rapporti, comunque hai costruito nel tempo un modo superando un modo di fare, che nel bene o nel male ha cercato di raggiungere un equilibrio. E il fatto che uno dei due fattori di controparte cambi, e come nel caso che tu mi hai detto, è un cambiamento, come dire, verso un vuoto, questo vuol dire veramente il crollo di un sistema. Ma non è tanto colpa dell'utente, diciamo, finale, che è l'edicolante, ma proprio è un buco, un baco, come si usa a dire in ambito informatico, della norma in cui noi viviamo, cioè quella dell'editoria. Hanno costruito un sistema che vuole raggiungere un equilibrio che però non ha mai raggiunto. È ben strano, Marco, nel senso di dire che tu l'hai sottolineato. Il momento del cambio del distributore è un momento topico, diciamo così, che non ha, non dico una normativa di copertura, ma non rientra nemmeno in quel savoir-faire, cioè in quella capacità diplomatica che dovrebbe esserci tra tutte e due le parti, proprio in un momento di grande difficoltà. E questo è sicuramente una situazione strana, tanto più che, da come mi è sembrato, i cambi di distributore non è che sono proprio delle rarità, avvengono molto spesso. Certo, non tanto quanto quello degli edicolanti, perché anche lì effettivamente c'è un cambio negativo, oltretutto come numero di punti vendita, che ormai negli ultimi anni vediamo costantemente anche qui nel nostro territorio Novara. Il cambio di distributore, che è meno frequente, ma quando avviene, proprio perché è comunque il punto di origine di tutto un settore di attività, è ancora più traumatico. Ma come dici tu, non abbiamo, a differenza di un edicolante, di un punto vendita, che ha comunque degli obblighi o contrattuali o normativi che prevedono nel cambio di passaggio di proprietà o di gestione tutta una serie di meccanismi anche burocratici e pratici che permettono di fare questo passaggio nella maniera più diciamo più corrette, più giuste, nei tempi più giusti. Se uno va a vedere dal punto di vista tra il distributore nazionale e il punto vendita finale, dove in mezzo c'è il distributore locale, questa eventualità di un cambio o di un fallimento anche di una società che fa il distributore locale, è già successo anche questo, come sai, non è normato. Però è un buco non da poco, perché vuol dire veramente creare le situazioni che stiamo vedendo. Certo, io temo, come nel caso di Reggio Calabria, che poi molti distributori, a me mi dispiace dirlo perché non sono molto documentato con i numeri, ma insomma lo do come sospetto, che ci si approfitti di questi cambi di appalto, di gestione tra i distributori per, come dire,
fare un po' di per sfoltire un po' il sistema, e questa non è una bella cosa, diciamo così, non è una bella cosa, perché altrimenti tutto avverrebbe in una situazione di maggiore concordia, perché oggettivamente, non parliamo di questa fase, ma oggettivamente c'è un interesse reciproco a fare in modo che la catena distributiva e di vendita stia insieme contemporaneamente. Certo, l'interesse è reciproco, come abbiamo detto all'inizio. Cioè, io di vendere la stampa questa mattina, io guadagnerò le ultime briciole, ma il fatto che io l'ho venduta comunque è un tornaconto il DL, il DN, e ancora prima l'editore. Quindi è veramente una catena, ma non per un senso figurato. È un meccanismo complicato, ma che funziona in questo modo. È proprio quello che dicevamo prima, il fatto che mi manchi un tassello fondamentale, o che si facciano giochi di scatole cinesi o di cambi di esatto. società per motivi, diciamo, meno trasparenti, e questo sì. lo rende ancora più grave. Però il problema nostro è che non ci tutela, non abbiamo l'arma di tutela dalla nostra parte, anche in questo caso. Forse negli aggiornamenti, chiamiamoli così, della legge sull'editoria, andando poi nei dettagli dei decreti attuativi, anche questo aspetto potrebbe essere forse valutato un pochino di più, perché non è così inusuale, come hai detto tu, che succeda queste cose DL, cosa che fino a 10 anni fa era un peccato dire una cosa del genere, era un'eresia pensare che un distributore fallisse, chiudesse o sparisse, no? Oggi è un po' più reale la cosa, e quindi dovremmo essere tutelati anche un po' anche da questo punto di vista. Senti, rimaniamo nel settore, nell'argomento, facciamoci ancora un po' del male. Allora, ci sono un po' di chiusure estive legate alle ferie, ma non tutti probabilmente saranno in grado di aprire o di riaprire nei tempi giusti. Ci sono avvisaglie per quanto riguarda la tua provincia? Allora, nella nostra provincia, anche in Novara città, quindi come provincia, come capoluogo di provincia, abbiamo avuto negli ultimi 3 mesi tre o quattro cambi di gestione, e il fatto che ci sia stato un cambio è comunque una boccata d'ossigeno, nel senso che c'è ancora qualcuno che vuole provare a vivere in questo campo di attività commerciale molto particolare. Sul fatto che ci siano persone, colleghi, che effettivamente hanno la perplessità della difficoltà di riaprire, allora adesso io la butto sempre un po' sorride, ma perché mi piace farlo con te, Fabio, lo sai. Vai. c'è anche da dire dall'altra parte che io sarò almeno 7-8 anni che sento sempre gli stessi colleghi che ogni inizio estate mi dicono che è l'ultima estate e non ce la faccio più, butto tutto, piuttosto brucio i giornali, e poi gli riprende il vizio e poi sono ancora lì. Voglio dire, allora vale sempre il solito discorso, noi siamo sempre tanto bravi a piangerci addosso, però i problemi ci sono, per carità, non voglio sminimizzare la cosa, però voglio dire, dobbiamo stringere un po' tutti i denti, come già stiamo facendo, e questi colleghi che sono quelli che ogni anno era sempre l'ultimo anno saranno almeno 30 anni che lo fanno, e allora come dicevo una volta un tuo collega, la domanda è anche spontanea, no? Quindi vabbè, a parte certo. le battutacce, Fabio, scusami, vai. Però è così, effettivamente ci sono persone che hanno delle realtà molto difficili, perché comunque sulle grandi città, appunto tipo Novara, la GDO ha dato ancora recentemente dei colpi non indifferenti, e questo sarebbe un altro grosso settore da ragionare insieme su vari tavoli di discussione. Uno degli ultimi incontri che ho avuto da ADL, tra le battute finali che abbiamo avuto è stata da parte del nostro distributore: meno male che c'è la GDO, perché la domenica siete tutti chiusi. Cioè, capisci che il tono che viene fuori, insomma, io a me è salita la pressione di un botto, devo essere sincero. Certo. Però per il famoso discorso che abbiamo detto prima, di cercare di fare ambascia di tutto ciò che vi ho detto, ho cercato di ragionare che non era proprio così. Ecco, però nella mente un po' contorta e un po' contabile del distributore è stata questa. Quindi, sai, e non penso sia un solo.